noi lavoriamo, quindi il servizio lo diamo. Se hanno dei problemi tra di loro, che se li risolvano, però che pagano gli operai, è un'altra situazione. Da oltre 4 mesi senza stipendio sono esasperati dalla condizione di estrema precarietà in cui versano, non ricevendo nemmeno un euro dalle aziende appaltanti di cui sono dipendenti. Per questo protestano e lo fanno presso la prefettura di Lecce, pretendendo risposte chiare in merito agli accordi nazionali sulla questione che investe ben 1200 lavoratori ex LSU impegnati nelle pulizie delle scuole della provincia di Lecce. Come avete fatto in tutti questi mesi senza uno stipendio? Si va avanti purtroppo. Diminuendo sempre di meno tutto quanto. Se hai bisogno di un cappotto non lo compri, se hai bisogno di un paio di scarpe non lo compri. E io ripeto, ormai i figli sono grandi, però le bollette sono arrivate. E chi ce le paga a noi se noi non abbiamo il nostro stipendio? Noi siamo delle persone adulte. Che non... È da 15 anni che va avanti questa situazione. Ogni anno ci ritroviamo sempre qui a ripetere sempre le stesse cose e a non risolvere mai niente, non c'è mai niente di concreto. Insomma, una continua precarietà. Sì. Peggio forse. Non ce la facciamo neanche a mangiare. Tipo, ognuno di voi ha una famiglia da mantenere. È normale, io tengo 3 figli, la moglie, poi no, una macchina, almeno una macchina la devi avere. E niente, non ci stanno pagando. Come si fa a lavorare senza comunque percepire uno stipendio per mesi? Non lo so, ce lo devono dire loro, io non capisco niente, non riesco a capire. 1200 lavoratori sono stanchi della loro situazione precaria, oggi sono qui in prefettura e pretendono delle risposte chiare. Sì, delle risposte chiare in merito a diversi fattori. Quello principale, questi lavoratori sono lavoratori che non prendono stipendio da parecchi mesi o se l'hanno preso, hanno preso solamente parte di questo e che non hanno ancora preso il saldo delle mensilità. Ci sono addirittura aziende che non pagano da settembre, con le quali abbiamo già intrapreso un'azione legale. Però è chiaro che è insostenibile questo tipo di situazione, che bisogna per forza far cessare in tutti i modi. Noi qua stiamo qua per richiedere ad alta voce la rescissione di contratti a queste aziende che sono inadempienti, in quanto già sul contratto che hanno firmato loro nei confronti del Ministero è sottoscritto che anche in mancanza o in ritardo di pagamento da parte del Ministero loro devono garantire comunque il servizio. Nella garanzia del servizio è implicito che ci siano anche i pagamenti dei lavoratori. Tolleriamo più e oggi infatti a massa ci siamo riuniti davanti al prefetto proprio per sensibilizzare, abbiamo sensibilizzato molte volte pure i politici e stiamo sensibilizzando oggi per l'ultima volta la prefettura, perché poi vorremmo risposte serie e concrete. Non tolleriamo più, siamo incazzati neri, questo non ci so più sull'azienda.